attivare la stazione di Blippi! Mi sveglio e già lo so, con le mie domande imparerò! Blippi! Guarda che bel fiocco di neve! Sono d'accordo, Dibo. I fiocchi di neve sono molto belli. Mi domando, come è fatto un fiocco di neve? Hai ragione, Dibo. Possiamo andare su una nuvola e scoprirlo. Mi servono il braccio acchiappatutto e le ali. Braccio acchiappatutto, ali, confermati. Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire come è fatto un fiocco di neve! Siamo molto in alto e fa veramente molto freddo qui! Oh, che bella aria fresca! Sono unica! Benvenuto nella mia nuvola! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo! Sembra che tu ti stia allenando duramente! Hai ragione! Sono una piccola particella! Presto sarò un grande fiocco di neve! Mi passi una nuvola di vapore acqueo? L'acqua nella nuvola si congela su di me e mi crescono molti altri cristalli! Un fiocco di neve può contenere fino a 100 cristalli di ghiaccio! Tutti quei cristalli di ghiaccio ti hanno resa molto, molto forte, Unica! Ecco. Va a prenderlo, Dibo! Ora che peso abbastanza, posso cadere verso il suolo! Seguimi! Evviva! Ogni volta che il vapore acqueo ti si attacca addosso e si formano cristalli di ghiaccio, diventi ancora più grande e più spettacolare! Grazie! Tu hai 6 punte come gli altri fiocchi di neve, però il tuo disegno è diverso da tutti gli altri, vero? Esatto, nessun fiocco di neve è uguale. Ciò vuol dire che nessuno è come me. Ecco perché mi chiamo Unica! Un pupazzo di neve! Perfetto! Atterrerò lì con il resto della mia squadra. Ci siamo quasi! Atterraggio riuscito! Molto bene, Unica! E io ho la risposta alla mia domanda. Come è fatto un fiocco di neve? Inizia come una particella nell'aria e raccoglie cristalli di ghiaccio mentre diventa sempre più freddo, formando un fiocco di neve unico e diverso dagli altri. Carica la risposta, Dibo. Ciao ciao, Unica! Ciao, Blippi! Che bella giornata per un giro tranquillo in auto! Oh! Un attacco di bolle di sapone! Esatto, Dibo! Le bolle scoppiano non appena le tocchi! Mi domando, come si fanno le bolle di sapone? Idea geniale! Le seguiremo per scoprirlo! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Le bolle vengono dall'autolavaggio! Approfittiamo per lavarla un po'! Ciao! Così si fa? Io sono Marvin! Marvin Bolle! Ciao! Io sono Blippi e lui è Dibo! Siamo qui per imparare come... Aspetta un attimo, ma tu sei un cantante famoso! Oh! Mi hai riconosciuto? Oh sì! Mia madre impazzisce per te! Grazie, grazie mille davvero! Sei troppo gentile! Allora, che cosa siete venuti ad imparare? Badu badu tu! Io e Dibo siamo qui per imparare a fare le bolle. Sono felice che tu l'abbia chiesto. Le superfici delle bolle sono delicate.
Il che le fa scoppiare facilmente, il che mi ricorda che ci servono molte altre bolle! E io conosco chi può mostrare a voi come si fa! Indovinate chi è? Sono io! Marvin Bollet! Sì? Venite! Attento, è scivoloso! Il primo passo è prendere dell'acqua. Poi si aggiunge un po' di sapone. E... shubidi-drup-dup! E olle! Ecco a voi le bolle! E guarda come fluttuano! Noi bolle possiamo fluttuare così, perché siamo solo aria intrappolata dentro un sottile strato di acqua e sapone! Wow! Quindi sono fatte di aria soffiata nel sapone! Sì, esatto! Il che mi ricorda che ci servono molte altre bolle! E io conosco chi può mostrare a voi come si fa! Sei tu! E sono io! Metti le tue mani dentro l'acqua, fai la schiuma col sapone, fai un cerchio con le mani e soffia! Oh oh oh! È più grande di te! Ora tocca a me! Prendimi se puoi! Io ho nuove vette da raggiungere! Continua a fluttuare, Marvin! E grazie per avermi aiutato a trovare la risposta alla mia domanda: come si fanno le bolle di sapone? Con l'aria che resta intrappolata dentro uno strato sottile di acqua e sapone. Carica la risposta, Bibo! Ciao ciao, Marvin! Ciao ciao, Blippi! Ciao ciao a tutti voi! Oh, quell'uccello trasporta tanti ramoscelli! Giusto, Dibo! Li sta portando al suo nido! Mi domando, come fanno gli uccelli a costruire un nido? Sì, buona idea! Seguiamo quell'uccello e vediamo se ci mostra come fa! Mi serviranno le ali e il braccio acchiappatutto! Ali, braccio acchiappatutto, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Oh no, cosa è successo al tuo nido? Ciao Blippi, ciao Dibo, io sono Jody. Il mio nido è stato danneggiato da un temporale l'altra notte. Oh, non preoccupatevi, ovetti! La mamma ora va in missione per ricostruire il nostro nido. Ci stavamo proprio domandando come si fa. E a me servirebbe un'ala in più per badare alle mie due uova. Beh, a questo potrebbe pensarci Dibo. Oh, grazie Dibo. Allora Blippi, vieni con me a prendere il necessario? Ramoscelli, erba e fango. Sono tutti vicini alla casa di Jake, quindi dovremo tenerlo occupato. È molto poco amichevole. Su, andiamo! Ciao, bell'uccellino! Jody, a che punto sei con l'erba? L'ho appena raccolta! È ora di prendere il fango! E adesso metto il fango dentro al nido! E ora ci servono solo quei ramoscelli in cima a questo ramo! Oh no! Ancora lui! Oh, oh. Grazie, Dibo! Inizia la costruzione! Prima faccio un cerchio di ramoscelli ed erba. Dopodiché aggiungo altri cerchi di ramoscelli uno sull'altro. Oh! E usi il tuo becco per fare tutto? Sì, e infine metto il fango come colla. Tiene ben saldo il nido. Il tuo nido è un capolavoro, Jody! E io conosco la risposta alla mia domanda. Come fanno gli uccelli a costruire un nido? Gli uccelli come Jody raccolgono delle cose naturali come erba e ramoscelli. Poi usano il fango per tenere tutto insieme. Carica la risposta, Dibo! Ciao Blippi! Ciao Dibo! Grazie per il vostro aiuto! Ciao ciao Jody! Ciao Ovetti!
Quello che cos'è? Sì, hai ragione, Dibo. Credo sia un allestimento per il Dia de los Muertos, il giorno dei morti. Mi domando, in che cosa consiste il Dia de los Muertos? Sì, idea geniale! Chiediamolo a quel ragazzo e scopriamolo! Ciao, io sono Blippi e lui è Dibo. Oh, ciao, io sono Paco. Paco, che cosa stai facendo? Sto facendo un'offrenda. Fa parte della celebrazione messicana in cui ricordiamo i membri della famiglia che non sono più con noi. Ma io ho un problema. Cosa c'è che non va? Non ricordo niente della mia bisabuela Rosa. Ho bisogno di sapere che cosa le piaceva, così posso preparare un'offrenda per lei. Idea geniale, Dibo! Possiamo tornare indietro nel tempo e incontrare la tua bisabuela Rosa! Dai, vieni, seguici! Mi serviranno le ali! Ali, confermate! Attivare la stazione di Blippi! Torniamo indietro nel tempo! Oh, chissà dove siamo! Benvenuti in Messico! Oh, bisabuela Rosa! Sì? Ciao, io sono Paco, il tuo pronipote dal futuro! Oh! Hola, mi hijo! E chi sono i tuoi amici? Loro sono Blippi e Dibo! Ciao! Hola! E che cosa ci fate qui? Non dirmi che non sai come fare una offrenda per me! Ecco! Esatto! Non ne hai idea! Bueno! Vi mostrerò tutte le mie cose preferite! Andiamo! La prima cosa che amo è andare in moto! Veloce! Vai davvero molto veloce! La mia seconda cosa preferita sono le arance! Sono così succose e saporite! Sì! Oh no! Possiamo fare qualche spremuta d'arance! Seguitemi! Eccoci! La mia terza cosa preferita è la musica! Io adoro la musica! E allora devi ballare! Sì! Grazie, Blippi, per avermi aiutato a conoscere la mia bisabuela Rosa. È stato un piacere, Paco, e io ho avuto la risposta alla mia domanda. Per celebrare il Dia de los Muertos si può fare un'offrenda con alcune delle cose che rappresentano veramente lo spirito dei nostri cari. Carica la risposta, Dibo. Ciao, Paco. Ciao, Blippi. Bella! Quell'ape sembra molto indaffarata! E anche quell'altra! E anche quella laggiù! Sono tutte indaffarate! Beh, tranne quella là! Quelle api sono impegnate a fare il miele! Mi domando! Come fanno le api a fare il miele? Sì! Potremmo entrare in quell'alveare! Mi serviranno le ali e il braccio dell'escavatore! Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Ora dobbiamo soltanto diventare come un'ape, cioè più piccoli! Miniaturizzazione! Hai ragione, Tubbs! La lingua dell'ape è nel fiore! Ciao!
Io sono Blippi e lui è Tubbs. Mi domandavo, come fate a fare il miele? Ciao, io sono Baciafior, il miele, hai detto? Siete proprio nel posto giusto! Allora, sto usando la mia lingua per succhiare questo dolce nettare. È così che noi api iniziamo a fare il miele. Bene, è ora di ronzare fin dentro l'alveare. Seguitemi! Attenzione, c'è un po' di movimento. È come una fabbrica di miele. Baciafior, ma stanno tutte masticando nettare. Certo! Lo mastichiamo, è ciò che noi facciamo! In questo modo diventa più denso, è normale, non fa senso! Ho fatto un'altra rima! E dopo averlo masticato, poi diventa miele! No, no, c'è molto da mostrare! Mastichiamo e poi ingoiamo! Ah, il nettare rimane nella nostra pancia, diventa miele e poi lo mettiamo nelle celle del favo! Nelle celle del favo? Sì! È dove noi conserviamo il miele! Ah, ed è possibile assaggiarne un po'? Oh, cielo! Potrebbe sembrare strano, ma sbattendo le ali rendiamo il miele più denso! È un'abitudine! Bello! Sì, Tubbs! Ora ho la risposta alla mia domanda! Come fanno le api a fare il miele? Succhiano il nettare dai fiori, lo masticano, lo conservano nello stomaco, mettono il miele nel favo e sbattono le ali per riscaldare l'aria. Carica la risposta, Tubbs! Ciao, Baciafior! Grazie per l'ape ritivo! Ciao! Uh-huh! Oh, sì! Insalata! Oh, grazie, Tubbs! Non mi ero accorto di avere della lattuga tra i denti! Credo che uno spazzolino aiuterebbe! Mi domando, come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Che idea geniale! Possiamo seguire uno spazzolino mentre lava dei denti! Mi serviranno delle ali! Ali, confermate! E ora andiamo a esplorare! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! È ora di farsi piccoli e entrare in una bocca! Miniaturizzazione! Siamo all'interno della bocca! Hai ragione, Tubbs! Ci serve un modo per pulire questi denti! Uno spazzolino aiuterebbe? Ciao, sono Lino Spazzolino! E tu chi sei? Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs! Voglio scoprire come usare lo spazzolino per pulire i denti! Bene, direi che lo stai chiedendo allo spazzolino giusto! Saltate su e vi mostrerò il modo migliore per poterlo fare bene! Sì, ci sto! Ehi, Lino Spazzolino, è dentifricio quello sulle setole? Sì, signore! Aiuta a mantenere i denti sani e liberi dal cibo! Allora, vi mostro come si procede. Iniziamo prima con il lato frontale. Facciamo dei cerchi piccoli piccoli su ogni dente. Bene, qui abbiamo finito. Ora passiamo al lato interno. Ci giriamo, ci ribaltiamo. Cerchi piccoli piccoli intorno al dente. Sì, bene! Facciamo altri cerchi! Cerchi, cerchi, cerchi! Questi denti sono i molari. I masticatori si chiamano così perché fanno la maggior parte del lavoro. È vero, Tubbs. Lavarsi i denti è una cavalcata sfrenata. Evviva! Credo di avere la risposta alla mia domanda. Come si usa uno spazzolino per lavare i denti? Si puliscono spazzolando davanti, all'interno e in mezzo, con tanti piccoli movimenti circolari. Così si rimuovono tutti i residui di cibo e i denti tornano belli e puliti. Carica la risposta, Tubbs. Spero di esservi stato di aiuto. Spazzolate i denti 2 volte al giorno per 2 minuti ogni volta e avrete denti super scintillanti. Lo faremo! Grazie per averci fatto vedere come si fa! Ciao ciao! Oh!
È piuttosto alta quella montagna. Sono sicuro che ci sono montagne ben più alte, Tubbs. Mi domando, qual è la montagna più alta del mondo? Idea geniale, Tubbs! Andremo sull'Himalaya e lo scopriremo! Mi serviranno delle ali e il braccio escavatore. Ali, braccio escavatore, confermati! Attivare la stazione di Blippi! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Andiamo a scoprire qual è la montagna più alta del mondo! Yuhu! Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs. Stiamo cercando la montagna più alta. La sto scalando proprio ora! Ciao, io sono Betty la Yeti. Yeti! Sto giusto andando su in cima. È lì che c'è la neve migliore. Non c'è niente di peggio della neve vecchia. Posso venire anch'io? Voglio vedere com'è stare sulla vetta della montagna più alta del mondo. Sì, certo! Ma preparati! Questa montagna è super alta! Ghiaccio! Siamo tanto in alto e quassù fa molto più freddo! Grazie, Tubbs! Adoro la cioccolata calda! Oh! Valanga! Oh! Presa! Ci è mancato poco! Ehi! Siamo sulla vetta! Sì, ce l'abbiamo fatta! È molto ventoso quassù! E ora vi ho presi io! Allora, qual è il nome di questa montagna? È Komolagma! Voi lo chiamate Monte Everest? Hai ragione, Tubbs! Ho la risposta alla mia domanda! Qual è la montagna più alta del mondo? È il Monte Everest, che misura 8.849 metri di altezza! Carica la risposta, Tubbs! E la neve quassù è deliziosa! Scusate, fruttini alla neve! Buona merenda nevosa! Ciao, Betty la Yeti! Ciao, Blippi! Oh, guarda quel simpatico scoiattolo che scava una buca! Lo hai visto mentre seppellisce quella noce? È proprio così, Dibo! Abbiamo bisogno di conoscere la risposta! Mi domando, perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Mi serviranno il braccio escavatore e le ali! Braccio escavatore, ali confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Guarda, Dibo! Quella è una ghianda! È un tipo di noce che gli scoiattoli adorano! Vieni qui, scoiattolino! Abbiamo una bella sorpresa! Noci! Noci! Ho bisogno di più noci! Non ne ho mai abbastanza! Ciao! Io sono Blippi e lui è il mio amico Dibo! Abbiamo trovato questa per te! Una noce! Oh, grazie mille, Blippi! Il mio nome è Scheggia! Sono un esperto di noci e ghiande! E allora dici, Scheggia! Oh, perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Che? Perché tu non lo fai? Ma... Vieni con me, non perdiamo tempo! Servono noci, noci, noci e ancora noci! Questo è il giardino, il mio posto preferito per seppellire i miei tesori! Sai, posso seppellirne anche 25 in un'ora! Sono molti da nascondere! Come fai a ricordare dove li hai messi tutti? Tengo tutto qui nella mia piccola testa pelosa! Ho una memoria incredibile! Credi di avere anche tu una memoria buona come la mia? Vuoi metterla alla prova? Certo che voglio! Ecco, ora guarda! Fatto! Ti ricordi dove ho appena seppellito tutte le mie ghiande?
Sì che me lo ricordo! Che ci vuole? Non è una ghianda! Ma è più difficile di quanto credessi! No, ciao, noce deliziosa! Non riusciamo a trovarne neanche una! È vero, perché io nascondo accuratamente le mie noci, così solo io so dove sono. Le tengo al sicuro e poi le dissotterrei in inverno. Quando ho fame, il cibo fuori è difficile da trovare. Una trovata geniale! E io ho trovato la risposta alla mia domanda: perché gli scoiattoli seppelliscono le noci? Gli scoiattoli seppelliscono le noci e altro cibo in modo da averne abbastanza anche durante l'inverno. Carica la risposta, Dibo! Ciao, scheggia! Ciao, ciao! Continua così! Hai ragione, Dibo! Tutta questa neve ha bloccato la Blippi mobile! Mi domando... ora come faremo a muoverci da qui? Oh, guarda! Sì! Sono io che scavo, nella neve scavo. Ehi, neve, ci vediamo, guarda come scavo. Ho un braccio super grande che so usare bene, ci libero la strada. Se c'è troppa neve io distruggo tutto il gelo, guarda come. Quell'altro è verde. Mi domando,
perché i fuochi d'artificio sono di colori diversi? Idea geniale, Tubbs! Andiamo subito a indagare! Mi serviranno pale di elicottero e braccio acchiappatutto! Pale di elicottero, braccio acchiappatutto, confermati! Attivare la stazione di Blippi! Miniaturizzazione! La Blippi mobile è pronta per l'avventura! Oh, no, 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 no! Mai avvicinarsi troppo ai fuochi d'artificio! Restate distanti e al sicuro! D'accordo! Ciao, io sono Blippi e lui è Tubbs! Ci domandavamo perché i fuochi d'artificio sono di colori diversi! Ciao! Io sono Penny, la girandola! Vi spiegherò tutto al riguardo! Wow! Dovete sapere che i fuochi d'artificio sono razzi riempiti di polvere nera che brucia velocemente e li fa volare fino a circa 300 metri di altezza! Oh! È piuttosto alto! Sì, buona idea, Tubbs! Diamo un'occhiata da vicino ai fuochi d'artificio in cielo! Vieni con me nella Blippi mobile, Penny! Certo! Wow! Fantastico! Anche quassù in alto, ricordati di restare distanti al sicuro! Sono così colorati! In cima ai fuochi d'artificio ci sono dei sali metallici chiamati stelle. Così come i cibi diversi hanno sapori diversi quando li mangi, sali metallici diversi creano colori diversi quando vengono accesi! Sta attento! Ne sta arrivando un altro, Tubbs! Tubbs, tutto bene? Penny l'ha detto di restare distante e al sicuro. Dovremmo scendere a terra o ci perderemo il gran finale! Hai ragione! Forza, andiamo! Oh, ci siamo quasi! Il gran finale! Uno spettacolo fantastico! E ora ho la risposta alla mia domanda. Perché i fuochi d'artificio sono di colori diversi? I fuochi d'artificio sono di colori diversi per i sali metallici diversi che bruciano. Carica la risposta, Tubbs! Ciao, Penny! Ciao! Ho della tua vita un'esplosione di colori!